Alessio, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai? Bene, grazie a voi, sto bene. Bella giornata, quindi. Ma che sei timido? Ma no, dai. Io ricordo un giocatore della Lazio, forse te lo ricorderai pure tu, che si chiama Sciamone, che quando giocava a pallone praticamente era, non lo so, a chi le dava, a chi le prometteva, no? Poi quando usciva fuori c'era sta vocetta, e capito? Cioè, ah, sulla vocetta no? No, vocetta no. Sulla vocetta no, perché però te vedo ho sempre avuto questa voce sin da un bambino, però diciamo che sono molto molto timido, sì. Vabbè, questo potrebbe essere anche un pregio, una caratteristica, chiamala come vuoi. Senti, domanda di rito, che vuol dire indossare la maglia della Lazio? Come ho sempre detto, secondo me indossare la maglia della Lazio per me vuol dire coronare il sogno che avevo da bambino, quindi è un orgoglio, un'emozione, una cosa che è anche difficile da spiegare. Però quando è arrivata la telefonata, a proposito, raccontaci un po', come è arrivata la telefonata, chissà, il tuo procuratore, qualcuno che insomma, ti diceva ti vogliono la Lazio, come è andata? No, diciamo che è durata diverso tempo. Diciamo che mi sono dimenticato una cosa, ti fa il giuramento. Giuro di dire la verità, tutta la verità, soltanto la verità. Dillo giuro. Non posso giurare. Però, non siamo in udienza, quindi. Però non posso diciamo giurare, che ti sforzerai. No, a dire tutta la verità. Ti dico molto sinceramente che una cosa è sempre stato, come ho sempre detto, un mio pensiero, una mia volontà venire qui a giocare. Quindi questo penso sia potrebbe chiaro. Non bastare. Però poi con la mia situazione all'epoca ero senza contratto, ero libero, sarei andato da zero in pochi mesi, quindi e c'è stata questa opportunità e ho pensato che fosse il momento giusto per a per chi me. Devi dire grazie? A chi devi dire grazie? Oltre che a te, no? A per venire qui? Un grazie alla società, al presidente che ha fatto uno sforzo, ad Igli che è stato fondamentale, perché comunque Igli, con lui ho parlato molto, molto tempo di questa situazione, e anche ai ragazzi, allo staff tecnico, al mister, quindi un po' tutti che hanno fatto sì che potessi venire qui. Hai nominato la parola mister e guarda un po'. Mamma mia, sta arrivando. Mo? Adesso abbiamo l'intervista. Senti, com'è? Sto brutto con noi. No. Beh, con noi il fatto che lamentarsi, ma noi ormai. Non lo so. Il campo non va bene, le partite quello sono avvicinate. Quello è vero. Il campo che non va bene è un, secondo me, è un punto che bisogna mettere a posto, perché per fare il nostro gioco, ma per fare qualsiasi gioco, credo che il campo bisogna essere almeno in Serie A in condizioni buone. L'Olimpico non è, la maggior parte delle volte non è in condizioni buone, adesso non è così e penso che si veda, non so se anche voi lo notate questa cosa qua. Beh, però ma dall'alto un po' meno, però penso che soprattutto per il nostro gioco il campo deve essere in perfette condizioni, come poi lo è magari in Inghilterra, che lì hanno anche delle leggi, delle regole, credo, certo, per il campo. Ed è sbagliato avere campi brutti che non permettono di dare un bello spettacolo per tutta la gente. Stiamo parlando di Sarri. Che tipo è? Non sei costretto a parlare bene per forza, eh? No, ma tanto, il mister sei titolare, no, il mister penso sia uno dei migliori, sono il migliore allenatore che ho avuto fino adesso. Ero curioso di vedere come lavorasse lui con la linea. Mihajlovic, Montella, Gattuso, Pioli, li hai bruciati tutti? No, non bruciati, no. Per me sono tutti ottimi mister. Ognuno con le proprie caratteristiche, però nel complesso, per quello che magari piace a me, Sarri lo metto come primo. Perché cura in modo maniacale la linea difensiva, perché ha dei concetti della palla che a me piacciono molto, quindi è, secondo me è veramente un mister molto molto forte. Ci sono tanti modi di interpretare il 4-3-3, no? Ad esempio, noi abbiamo vissuto anche l'era Zeman qui a Roma, personalmente io l'ho vissuta da vicino,
lui faceva fuori gioco a centrocampo. Ci ho avuto io Zeman. Hai avuto modo di essere allenato, quindi sì. Sai di che cosa sto parlando. Sì, sì, sì. Marco Gianni era un bufalcello, vedi, Marco Gianni doveva fare il libero, quindi insomma in quel periodo era un po' così. Che tipo di 4-3-3 è? Cioè, che differenza c'è fra questi modi di fare? Cioè lui è un po' più, no? Meno pregiudicato, no? Rispetto a... noi lavoriamo in base alla palla, quindi a seconda della palla rispetto all'italiano, rispetto a... Perché noi lavoriamo in base alla palla, vediamo se la palla è scoperta o coperta, in base a quello poi reagiamo di conseguenza. Senti, perché il Milan ti ha lasciato andare via per un po'? Non lo so, è una domanda che deve fare ai direttori dell'epoca, non a me. Tu ti sei sentito un po' abbandonato da quella... Cioè, vuol dire, Milan, tutto rispetto alla Lazio, è la nostra squadra, no? Per carità, Milan è Milan. No, abbandonato no, io con loro avevo un accordo, poi non... Non si è deciso di continuare, loro hanno fatto altre scelte, io ho fatto le mie ed è finita così in modo molto sereno, molto pacifico. Con Milan io ho passato 7 anni, l'ho sempre detto, per me è un periodo della mia vita molto bello che porterò sempre nel mio cuore. Quindi potrò solo che parlare bene di Milan. 26 maggio 2013, Nesta 13, perché c'è sta 13? Io? Anche questa è una domanda a cui anche faccio fatica a rispondere. Chi la devo chiedere? No, il 13 vabbè, era il numero di Nesta, quindi è normale che uno, un difensore italiano ha questa ambizione, no? Di averlo come numero prediletto. Però io ho altri numeri a cui sono molto legato, che al Milan non potevo prenderli, perché uno era ritirato, che era il 6. Si chiamava pure Franco Baresi, quindi per quello diciamo che poi il 13 da lì è diventato un significato tuo personale, così. Cosa? Il 13 dico. Oppure l'hai preso per l'ho preso per Nesta. Sì, per combinazioni con il dottor Galliani, lui mi consigliò di prenderlo e quindi da lì diventò portato via. Sì. Quindi diciamo è un 13 milanista, non è un 13 laziale. No, è anche laziale perché è il 13 di Nesta, questo sì. Ok. Senti, che è successo a Marek? Marek io l'ho sempre reputato un ottimo giocatore. Sì, però noi dobbiamo essere, cioè parliamo sempre del professionista e non della persona, ci mancherebbe. Però il Patrick pre-Sarri era un giocatore, il Patrick post-Sarri, cioè brutto anatroccolo, splendido cigno. Cioè, non credo che prima di Sarri Patrick fosse un brutto anatroccolo, per me no. Vabbè, l'ho detto io. Io l'ho sempre reputato un ottimo giocatore e secondo me il nostro modo di giocare attuale ha risaltato magari anche le caratteristiche di Patrick. Sembra scirea. Vuol dire che è forte, vuol dire che fare. Sto parlando bene, non sto parlando sì, di sì. È meglio per noi. Certo, ci mancherebbe. C'è differenza nello giocare con Patrick o con Casale? No, a me mi trovo bene con tutti, anche con Mario, con Gila, che secondo me è un ottimo ragazzo. Anche se è giovane, sta giocando poco, però secondo me è un ragazzo molto, molto bravo, con molte qualità. Ognuno di noi è un po' diverso, loro magari Casale e Patrick sono più giocatori più esplosivi, più rapidi, sono un po' più di senti, posizione magari. Senti, 26 maggio 2013, sì. Come hai fatto a esultare dalla panchina con la maglia della Roma addosso? È stata una partita particolare. Che comunque essendo dall'altra parte ero dispiaciuto per la sconfitta, quello là penso sia anche giusto perché comunque era un titolo, io ero tesserato della Roma e quindi è giusto che ero dispiaciuto per la sconfitta, però diciamo che poi l'ha vinto la mia squadra, quindi ero un po' più diciamo sollevato. Era una partita con l'assicurazione, come andava una partita difficile con l'assicurazione. Senti, perché guardi la classifica quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa, 50 anni fa,
e ci stanno sempre Juventus, Milan, Inter, Juventus, Milan, Inter, poi ogni tanto Lazio, Roma con lo scudetto, poi ogni tanto vince Napoli e poi sempre Milan. Perché credo che... Che manca qui, i debiti? No, credo che le loro squadre... loro sono pieni dei debiti, voglio dire, qui abbiamo il bilancio a costo, loro sono pieni dei debiti, quindi dobbiamo fare qualche debito. Allora, penso che sia Milan e Inter che Juve abbiano una cultura nel ricominciare da zero molto migliore rispetto magari alla nostra. Sono abituati a competere da anni nelle alte posizioni di classifica e gli va dato merito di questo, perché comunque sono squadre che ogni anno lottano per vincere o per entrare in Champions. Questo è la mentalità che è diversa, un po' diversa, e spero che anche noi possiamo ambire ogni anno ad entrare nelle prime quattro posizioni, perché sarà sempre fondamentale ogni anno entrare in Champions. Almeno. Senti, due o tre domande e poi chiudiamo, perché già vedo che sta rinviando. Nell'addormentarti dopo il derby, quante volte hai pensato a questo progetto? Parecchie, perché potevo far meglio magari io. Non ho pensato troppo bene, quindi si può sempre far meglio. Se non hai fatto gol, si può sempre far meglio. Questa qui è una cosa che credo fortemente, quindi tante volte. Pensa che hai vinto un derby con gol del mondo. Magari, vediamo. Senti, spero che ci sarà tempo. Dallo stadio. Avete avuto pure voi la percezione di questa scenografia della Roma che si impicciava, queste cose? Sinceramente non l'ho guardata. Non è vero, però hai visto quell'altra. Ho visto quell'altra molto attentamente, poi basta. Una volta che. Poi dopo mi è concentrato. Una volta che fischia l'arbitro, basta. Una persona a cui devi dire grazie nella tua carriera e una persona, se fosse possibile, dici pure chi è, a cui non devi dire grazie, anzi, forse che ti ha ostacolato e ha provato a farti del male. Parlo di carriera. Grazie alla mia carriera penso Sinisa è uno di quelli, perché mi ha scommesso su di me e ha fatto sì che potessi crescere prima la Sampdoria e poi una grande squadra come il Milan. Bruno Conti, perché mi ha scoperto da bambino. Io lo stimo molto. Mi ha scoperto da bambino, mi ha permesso di entrare nei giovani della Roma, quindi sicuramente un grazie anche a lui. Poi siamo dello stesso paese e tengo... Ma tu sei di Anzio o di Nettuno? Nettunese. Perché lui è di Nettuno. Sì, però io sono nato ad Anzio, ma sono nettunese. Quindi sono di Nettuno. Cioè, fammi capire, uno è nato in un posto ma è di un altro. Sì, perché i posti sono vicini e, non c'è, e non l'ospedale Nettuno. No, non c'è l'ospedale dove fanno nascere i bambini a Nettuno. C'era l'Anzio, quindi all'epoca io. Questa è una spiegazione. Però sono nettunese. Sono di un quartiere che si chiama San Giacomo, quindi sono molto fiero di questa cosa. Là c'è una bella tradizione del baseball. Sì, il ricco gioco a baseball. Sì. E invece una persona alla quale, come hai detto adesso, non devi dire grazie? Nessuno, perché nessuno penso abbia ostacolato la mia carriera, non credo che uno abbia fatto questa cosa qui, quindi non, per adesso nessuno. Senti, che ti aspetti di raccogliere con la tua esperienza nella Lazio? La Champions League non la puoi vincere, questo lo siamo tutti d'accordo. Mai dire mai. Mai dire mai, però diciamo che è complicato. È tutto complicato. Però sai, campionato, Coppa Italia, Europa League, cioè voglio dire, c'è qualcosa su cui pensi che la Lazio sia attrezzata per poter fare qualcosa? In questi anni parli, io dico in quest'anno, adesso, attualmente? Adesso, l'anno prossimo, tra due anni. Non lo so, io spero innanzitutto che la Lazio continui a crescere anno dopo anno e diventi una realtà importante del calcio italiano e non solo. Quindi credo che questa qua sia la prima cosa. Quando uno pensa a Lazio deve pensare a una scuola di livello europeo. Questa penso sia la cosa primaria. E poi sicuramente vincere qualche titolo, perché è bello, perché sarai sempre ricordato come vincente per tu hai vinto soltanto due titoli nella tua carriera. Sì. Eppure, insomma, sei un giocatore importante, no? Pochi. Venti pochi?
per quanto tu sei importante, giocatore della nazionale, giocatore titolare della Lazio, giocatore che viene dal Milan. Cioè, io penso che Milan abbiamo passato anni difficili, era difficile certo, vincere in quegli anni, quindi non è che avevamo una squadra pronta a vincere, no? Sì, abbiamo vinto, sì, ho vinto poco, però diciamo che non sei stato nel momento proprio più florido del Milan, altrimenti avresti portato a casa un sacco di titoli. Speriamo di mettere a paro adesso. L'ultima, abbiamo accennato il discorso Sarri, no? Sì. Mi entri un po' più nello specifico della persona. No, a me sei una persona molto diretta. Te ci deve mandare, ti mando. Sì, ma come giusto che sia. Cioè io preferisco le persone dirette, no? Certo. Tanto ormai siamo tutti grandi, non siamo più bambini, quindi è normale che se uno deve dire una cosa, scuola calcio. Deve dire qualcosa a qualcuno, è meglio che gliela dica faccia a faccia piuttosto che alle spalle, quindi noi ci troviamo bene con lui, sia in campo che fuori, e stiamo bene, è un bel gruppo, secondo me è un gruppo sano il nostro che può fare bene. Sei sposato, fidanzato? Fidanzato. Fidanzato. No, io lo dico perché sì. Ci sta seguendo, magari vuoi conoscere qualcosa di te. No? Ma io non voglio parlare della mia vita privata. Non ti piace. No, vabbè, avevamo detto seguimi. Preferisco separare le due cose tra la vita privata e quella professionale. È importante perché magari ti dà pure più serenità, no? Nel tuo lavoro. No, l'ho sempre pensata così, non ritengo opportuno fare pubblica la mia vita privata, quindi semplicemente un po' di protezione, un po' di serenità. Ci sta. Chiudiamo con una cosa che ti auguri che possa accadere e per cui che possa veramente accadere. L'augurio è che possiamo diventare grandi tra i grandi, possiamo ritornare ad essere grandi come siamo stati negli anni 2000. Fine anni 90, inizio 2000. Anche perché abbiamo una decisione che sono noi. Sì, se lo meritano e sono fondamentali per noi, quindi lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo anche a loro. Grazie, ti auguro tutto il bene possibile. Grazie. Grazie per la disponibilità. Grazie mille, grazie. È finita, è vivo, quindi tutto a posto. Come ti sei trovato? Tutto a posto? Me la sono cavata bene. Te la sei cavata bene. Tranne perché ogni qualche domanda me l'hai fatta un po' trabocchetta. Vabbè, ognuno deve fare. Però non si fa. Pure tu fai la finta. Pure tu fai la finta di qua e fai la finta. Non si fa. Grazie. Ciao, Brett, ciao.